Ciao a tutti ragazzi, continuate ad iscrivervi al canale e soprattutto continuate a portare i vostri amici, condividete il link ai vostri interclub con interisti, fate iscrivere i vostri amici al canale. Ricordo sempre che è gratis e che i contenuti di questi canali, di questo canale sono liberi a tutti, sono di libero accesso a tutti. Ora, io non sono molto bravo nei ringraziamenti, ma sono piovuti tantissimi complimenti. Ieri non dovete farli solo a me, ma dovete farli anche alla regia. Se abbiamo potuto toccare certi argomenti economico-finanziari, è solo ed esclusivamente grazie a di ragazzi. Io quello che voglio dirvi: il 20 di agosto c'erano circa per un periodo 618-620 persone collegate. Ora è vero che ieri sera non c'era nessuna live su YouTube. C'eravamo solamente noi, ma comunque sono dei numeri mastodontici. Grazie a voi. È un canale questo che dovrebbe avere molti più iscritti, motivo per cui ci farebbe piacere averne di più, perché i numeri dicono che questo dovrebbe essere un canale con molti, ma molti più iscritti. Noi vorremmo arrivare a 20.000, vediamo se ce la facciamo nel giro di 5-6 mesi, vediamo un attimino. Siamo, come si dice, siamo tenaci, siamo forti, ci crediamo e quindi sta anche a voi, non sta solamente a noi. Siamo ambiziosi, non mi veniva la parola. Uno mi ha detto: Giuse, mi regali l'orologio? No, guarda, fa come quello, regala le televisioni. A 40.000 iscritti ti firmo il pallone e te lo mando. Ah no, ragazzi, ma no, non ve lo posso regalare l'orologio. Pallone magari, non lo so. Faremo un'asta di beneficenza per un canile o per un gattile. Metterò il pallone firmato, magari, anche se che ve ne fate di pallone firmato da me. Sono mio giocatore di Serie A io. Però, se volete qualcosa di simbolico, magari a Natale facciamo una lotteria. Decidete voi un canile, decidiamo un canile o un gattile. E tutti i soldi che vengono da questo pallone, che è originale, quello del Mondiale 86, è quello originale numero 5. Doniamo tutto ad un gattile o ad un canile scelto da voi. Facciamo così, eh? Tanto ne ho tre di questi palloni qui. Va bene? Allora, ragazzi, purtroppo sembra che Chiesa sia orientato all'estero. Stamattina un giornalista che veniva offeso perché davano Gudmundsson all'Inter dice che addirittura c'è l'interesse del Chelsea, ma c'è anche il Barcellona che avrebbe già pronta un'offerta da 15 milioni, l'agente del giocatore. Questa è la notizia dell'ultima ora. Ramadani sta infatti trattando con i catalani. Successivamente andrà poi trovata l'intesa con la Juventus. Al momento non sono previste contropartite nell'affare. In ogni caso, viene confermato il fatto che con ogni probabilità il futuro dello Juventino sarà all'estero e non in Italia. Ieri l'Inter dice che comunque davanti non farà nessuna operazione, quelle possono essere comunque dichiarazioni di circostanza. Vediamo quello che succede 20 agosto, ragazzi. Vediamo un po'. Volevo parlare di Palacios, che ho detto più volte che per sbaglio l'ho visto giocare due o tre volte seguendo il Boca Junior. Addirittura si parla di convocazione in prima squadra. Quello che io posso dire e ditemi anche poi, ovviamente, come fate sempre con i tantissimi commenti, cosa ne pensate anche voi. Io duro fatica a trovare dei difensori centrali sudamericani che da subito abbiano fatto bene in Italia. Mi vengono in mente due nomi: Samuel, quando arrivò alla Roma, e Córdoba. Anche Romero, che era un difensore che a me piaceva tantissimo, quello del Genoa e dell'Atalanta, che poi Parrucca portò al Tottenham per 55 milioni. Anche lui il primo anno, soprattutto i primi 6-7 mesi, subì un po' l'ambientamento, no, del campionato italiano. Anche perché poi questi sono ragazzi forti, ma che comunque escono da un campionato di un livello tot ed entrano in un campionato di livello molto più alto. Parlo del campionato argentino. Quindi, motivo per cui te questi giocatori qui li devi portare in casa il prima possibile, perché è fondamentale anche fargli fare tutta la preparazione dall'inizio alla fine. So che ormai siamo a fine preparazione, è incominciato il campionato, le trattative sono difficili, la nostra situazione finanziaria la conoscete. Occhi sta facendo quello che deve fare, Occhi sta facendo il suo lavoro,
o crie lì per interesse, ma comunque sta facendo quello che deve fare, sistemare i conti, e non lo può fare in un mese o due. Quindi sul ruolo di Palacios, cioè quando un difensore fa un errore in una piccola squadra se lo scordano tutti. Faccio un esempio: Ranocchia, mi sembra proprio al Genoa, quando andò al Genoa e fu messo in panchina dopo 8 partite devastanti, mentre in una grande squadra, se te fai un errore o fai perdere una partita o perdi una palla sanguinolenta, vieni quasi subito etichettato e sbattuto fuori. Quindi è per quello, capito, che bisogna stare attenti, perché il ruolo del difensore è un ruolo importante, fondamentale, capito? Che l'errore del difensore equivale quasi all'errore del portiere. Quindi, diciamo che solo l'errore del portiere è peggiore rispetto ad un errore di un difensore, quindi è un ruolo molto molto particolare. Portiamolo subito a casa, questo ragazzo, stanno già parlando, prima che lieviti ancora il prezzo, stanno già parlando di convocazione in prima squadra. Ripeto, io non lo conosco tantissimo, ma Appello è un calciatore che a me piace, ha un grande fisico, ha personalità, quindi va bene Palacios. Se di più non ci possiamo permettere, va benissimo Palacios. Ripeto che davanti sappiamo tutti che davanti mancherebbe uno che salta l'uomo, che potrebbe uno che deve dare, diciamo, rifiato, che deve far rifiatare Thuram, perché c'è solo Thuram nell'Inter che è stato l'uomo. Vediamo se davanti riusciamo a fare qualcosa, ma a quanto dicono nelle ultime ore i professionisti, sembra che Chiesa non rimanga nemmeno in Italia, quindi la vedo dura che venga all'Inter. Tra l'altro lui prende 5 milioni, il Beşiktaş lo voleva, gli ha chiesto 9 milioni di ingaggio. Forse in maniera un po', diciamo, provocatoria, lui gli ha detto: va bene, vuoi che venga lì? Se vuoi venga a giocare per te, mi devi dare 9 milioni. Forse perché non ci voleva andare, però comunque parte da una base di 5-6 milioni all'anno. E per noi cominciano ad essere tantini, soprattutto dopo tutti i rinnovi. Ciao ragazzi, a presto. Anzi, ciao Inter.